Prima di entrare nell'euro eravamo classificati economicamente come a livello AA, il rating, cioè la classificazione dell'economia. Questo livello però è sceso fino a BBB- fino ad arrivare appunto al 2016. Cos'è successo? Nel 2012 il ministro delle finanze Vincenzo Visco ha affermato che un'Italia fuori dall'euro con la propria moneta sarebbe stata molto più forte perché avrebbe avuto molte più esportazioni. Infatti la moneta debole rispetto all'euro e allo stesso tempo invece un forte apparato industriale avrebbero agevolato le esportazioni e quindi benefici all'economia. Invece all'interno dell'Unione questo non è possibile, cioè non è possibile svalutare la propria moneta e quindi l'unico modo per attuare, per cercare di dare benefici alla propria economia è una svalutazione interna, cioè contenimento di prezzi e dei salari, ma questo porta a disoccupazione e disagio sociale. Quindi se noi volessimo uscire da questa Unione e quindi però prima partendo dall'euro avremmo l'esigenza di adottare la lira. Con la lira ci sarebbe una svalutazione immediata del 30% come attestato dai maggiori economisti tra cui Alberto Bagnai, docente di economia presso l'Università di Pescara. Ma questa non è una tragedia, anzi potrebbe aumentare e incentivare le nostre esportazioni e quindi dare benefici alla nostra economia. Un altro punto focale, che è diciamo lo spauracchio degli europeisti, è il debito pubblico. Infatti si pensa che uscendo dall'euro il debito pubblico sarà insostenibile. Questo non è vero perché come ha detto il vicepresidente della BCE Constanzio nel 2013 il debito pubblico è una conseguenza della crisi economica e non la causa, e quindi risolvendo i problemi della stessa crisi si riuscirebbe a sostenere il debito pubblico. Infine si può indire un referendum contro l'Europa e contro l'euro grazie a una legge costituzionale come è avvenuto nel 1989, e quindi questo bypasserebbe l'articolo 75 che vieta che si possa indire un referendum verso l'Europa, e quindi uscire dall'euro si può e anzi si deve, e questo sarebbe il primo passo per uscire da un'unione che ci soffoca. Grazie.